Ben ritrovati su questo canale. Oggi vediamo insieme come installare ed utilizzare una stufa a gas di quelle con la bombola e i tre elementi riscaldanti. Vi dirò anche alcune cose fondamentali perché tengo alla vostra vita e non voglio metterla in pericolo. Avremo quindi bisogno di una stufa, tubo con regolatore e fascette, chiave da 25, una bombola da 10 o da 15 kg, cacciavite per le fascette e per smontare un pezzo della stufa dove andrà la bombola. La stufa è quella che vedete. Qui abbiamo un meccanismo piezoelettrico per accendere la fiamma. Questo è il regolatore che può accendere uno, due o tre di questi elementi riscaldanti. E sul retro abbiamo lo spazio per mettere la bombola. Questo aggeggio di metallo andrà semplicemente svitato e messo all'in fuori. Lo mettono così per ragioni di spazio, credo. E qua c'è il punto in cui andrà infilato il tubo che proviene dalla bombola. Facciamo un po' un'inquadratura ravvicinata. Eccolo là. Andiamo dunque a svitare queste viti. Queste stufe sono molto leggere, le può trasportare anche chi non ha una grande forza e la scatola può comodamente entrare in macchina, sia nel bagagliaio che nei sedili posteriori, quindi non è necessario che ve la portino a casa. Questo tubo con il regolatore e le fascette è un componente essenziale. Potete trovare tubo, regolatore, fascette e anche chiave inglese per una quindicina d'euro. Qui sotto ho messo un link Amazon se volete approfittare. È fondamentale che vi segnate, vi ricordate la data in cui l'avete comprato e che lo sostituiate quando è l'ora. Chiedete al negoziante, ma io non aspetterei più di 3 o 4 anni. Io stesso, quando vivevo a Reggio Calabria, avevo due bombole in casa con due tubi marci che ho subito cambiato. Eppure uno ne avevo qui in cucina. Anche questo l'ho cambiato perché, ragazzi, un tubo vecchio e mal ridotto è pericolosissimo. Quindi ricordatevi di cambiarlo. La bombola, ahinoi, è decisamente pesante, quindi ci vuole un po' di forza o essere in due, oppure prendere solo quella da 10. E mi raccomando, quando la portate in macchina, assicuratela bene con dei cuscini, delle giacche, che non sballotti troppo. Sistemiamo quindi una estremità del tubo all'attacco della stufa. Può essere un'operazione un po' noiosa. Assicuratevi di avere la fascetta infilata qui, perché sennò dopo tutta questa fatica trovate che non avete la fascetta e imprecate. Andiamo a fissare la fascia con un cacciavite. Oh, la parte difficile è fatta. Questo tubo non si deve staccare di qui. E non credo che lo faccia più. Andiamo ora ad aprire la bombola. Ecco, dovrebbe svitarsi con l'apposita chiave. In caso contrario lo tagliate con un coltello, una mannaia giapponese, una katana. Ecco la nostra bombola. È fondamentale che ci sia questa piccola guarnizione, perché sennò non chiude bene. Ora non resta che infilare dentro e avvitare su questa filettatura. Prima a mano e infine lo fisseremo con l'apposita chiave. Questo l'ho fissato prima di cominciare il video e col cavolo che lo ritiro fuori e lo rimetto dentro. Fissiamo ora la fascetta. Ora sistemiamo la bombola nel suo alloggiamento. Ho
Ora la stufa è decisamente più pesante, ma per fortuna ci sono le apposite rotelle. La prima cosa che dovete fare ora per utilizzare la stufa è aprire il gas, in modo che esca dalla bombola, ruotando questo in senso antiorario di 2 o 3 giri. Se fa un rumore tipo spiff, va bene, lo deve fare. Quindi, con la manopola in posizione d'accensione, tenete premuto per qualche secondo e quindi premete il pulsante di accensione della fiammella, che non funziona. Ah no, eccolo, andava premuto di più. Ho lasciato troppo presto e si è rispento. Ripremere. Tenere qualche secondo. Abbiate pazienza, ma ho una mano sola. E ora premere. Ecco fatto. La fiammella si è accesa. Dopo qualche secondo possiamo rilasciare e resta accesa. Ora è al minimo, possiamo regolarlo premendo, no, possiamo aumentare la potenza sempre tenendo premuto e girando in questa direzione. 1, 2 e 3. Attualmente abbiamo una temperatura di 17,6 gradi in questa stanza. Vediamo tra qualche minuto. Quindi ripetiamo, girare in senso antiorario questa manopolina, tenere premuto, aspettare qualche secondo e infine premere forte qui. Ecco la fiammella. Qualche secondo e possiamo rilasciare. Aumentiamo. In questo modello di stufa bisogna premere di più per far uscire il gas all'inizio, mentre per andare qui su 1, 2 e 3, che sono i livelli di calore, dovete premere poco e girare, perché se no non gira. Ecco, dopo pochi minuti siamo a 18,3, direi che sta funzionando bene. E ora qualche doverosa raccomandazione finale. Vi ho già detto l'importanza di avere un tubo in buone condizioni, infilato per bene dentro sia da una parte che dall'altra, chiuso con le fascette, e cambiarlo dopo pochi anni. Se volete essere sicuri al 100% una volta attaccato il tubo, potete prendere uno spruzzino con dentro acqua saponata, spruzzarlo nei punti d'attacco e quando fate passare il gas vedete se non fa delle bollicine, che vuol dire che c'è qualcosa che non va, ma è raro che succeda per fortuna. Detto questo, la stufa la spegnete come? La spegnete chiudendo la bombola, ruotando la manopola, e una bombola chiusa non costituisce un pericolo. Certamente dovete tenere la stufa lontano dal fuoco e da materiali infiammabili, perché dietro quella grata c'è un fuoco che brucia, e un fuoco che brucia consuma anche ossigeno. Non c'è nessuna canna a fumare qui. Quindi ragazzi, mi raccomando, non pensateci nemmeno di tenervi la stufa in camera da letto e addormentarvi con la stufa accesa, perché c'è il rischio che non la raccontate. Usate la stufa per quello che è, un apparecchio comodo, portatile, che consente di scaldare discretamente in breve tempo un piccolo spazio, ma che poi una volta scaldato è meglio spegnerlo e non lasciarlo acceso lì incustodito. Io per esempio lo uso in cucina, quando vado a mangiare lo accendo 10 minuti e poi lo spengo, e sono sicuro perché una bombola chiusa non è pericolosa, di solito. Prendetevi anche dei rilevatori che possono monitorare lo stato dell'aria. Per esempio io ho un rilevatore di monossido di carbonio, CO, e qui sotto in descrizione c'è anche il link Amazon del modello che ho comprato, che se c'è troppa saturazione di quel tipo di sostanza si mette a suonare in modo molto prepotente, e questo vi può salvare la vita, perché non si scherza col fuoco e non si scherza col gas. Sempre per questo motivo ricordatevi anche di cambiare l'aria frequentemente
E ovviamente se la stufa avesse qualunque tipo di problema, tipo degli strani scoppiettii, oppure consuma ma scalda poco, prendete e buttatela via. Ok, detto questo, spero di essere stato utile a qualcuno e soprattutto discutiamo nei commenti se anche voi avete delle esperienze, volete discuterne con me e con altri utenti del canale. Ciao a tutti e alla prossima.